Stiamo risalendo ed eccolo sempre Plebani all'inseguimento del duo davanti. Ma eccoli lì, c'è stata una modifica perché Martinelli sta forzando l'andatura e sta facendo, ne sta facendo le spese il suo compagno di squadra, la maglia del campione lombardo Vacek. Ma si è voltato Martinelli, quasi ad aspettarlo, perché forse vogliono arrivare insieme. Non c'è vittoria più bella se una vittoria di squadra non arriva magari insieme, in contemporanea, braccia alzate tutti e due. Infatti Martinelli si è voltato un attimo ad aspettare Vacek, che era in difficoltà. Lo vediamo, molto provato l'atleta in maglia di campione regionale lombardo. Vacek forza ancora, guardate le braccia stanno spingendo, stanno veramente spingendo questi atleti. Alessio Martinelli si alza ora sui pedali a forzare ancora, è rientrato ufficialmente Mattias Vacek, lo ha atteso e ora si ritorna a forzare. Guardate, si è voluto assicurare che Vacek fosse sulla sua ruota, si è voluto assicurare di questo, lo abbiamo visto con la coda dell'occhio, lo ha guardato quasi a dire ci sei, ora si va all'arrivo insieme. Quindi saranno loro due, ora solo si dovrà decidere chi andrà a vincere, come a Empoli per il duo Kolpak, Kovi e Bajoli. Qui sono Vacek e Martinelli del team Giorgi. Si lascia scorrere, si va dietro a vedere le impressioni. Qui la salita sembra essere un pochino meno dura, il cartello che indica Braccelli 300 metri all'arrivo, siamo ai 300 metri all'arrivo. Martinelli sta un attimo ora, sembra dialogando con Vacek per decidere cosa fare. Eccolo qui, passa ora, sembra voler andare a condurre Vacek, si parlano i due a decidere chi va a vincere. Ieri hai vinto tu, vuoi provare a rivincere anche oggi? Non è così, sembra, perché la mano, guardate, braccia alzate, uniti tutti e due, Mattias Vacek e Alessio Martinelli, è andato a vincere proprio lui, lo ha lasciato vincere, visto che lui ha già vinto ieri. È volata per il terzo posto, anzi no, perché si è ripreso un atleta della Big Hunter, li ha staccati tutti. Terzo posto per Alessio Nieri della Big Hunter. Arriva ora un altro atleta della Giorgi, era Nicola Plebani, poi eccoli qui, stanno arrivando altri atleti. Si va a delineare l'ordine d'arrivo che dice per ora Alessio Martinelli, team Giorgi. Secondo Mattias Vacek, sempre della Giorgi. Terzo Alessio Nieri della Big Hunter. Quarto Nicola Plebani del team Giorgi. Quinto Federico Fumagalli della Energy Team. Sesto Luca Cretti della Massi Supermercati. Settimo Paolo Riva della Lorenzo Mola Pedale Casalese. Ottavo Nicolò Ciafardini da Pitti Shoes. Nono Yuri Brioni della Giorgi, bravissimo in fuga tutto il giorno, peccato che ai 1500 metri sia sfumato il suo sogno. E decimo Stefano Rizza della Bustese. Qui ancora le immagini che stanno scorrendo sugli atleti. È arrivato ora un atleta della Pieri Calamai, durissima questa salita, bisogna fare i complimenti a tutti, i complimenti a tutti e un grazie veramente anche a tutti gli sponsor, alla Forward Yacht, alla Panificio Panna, all'Arco La Flex, alla Versiclass, al Bar Ristorante del Centro. Bravissimi tutti questi atleti e anche le immagini, anche lo vediamo, della Versiclass, uno degli sponsor di questa corsa, perché anche grazie a loro che si è riuscita a organizzare questa corsa in onore e in memoria di un uomo che ha saputo, che ha corso in anni storici del ciclismo. Qui con le immagini del pubblico e con la vittoria di Alessio Martinelli su Mattias Vacek del duo Giorgi possiamo andare alle interviste. Grande momento anche il tuo, no? Oggi bellissima vittoria, diceva Vacek, se speravate di riprendere quei due ragazzi in fuga e in finale poi avete fatto un grande treno, però avete voi dominato la gara, voi protagonisti del team Giorgi, un uomo in fuga, primo GPM, secondo GPM ancora Vacek sempre davanti con te e poi in finale davvero grandissimo finale di gara. Io e Mattias ci sentivamo sicuramente molto bene. Eravamo, penso, i più forti che eravamo qua, infatti sì, ci siamo fatti valere nell'ultima salita. Però il nostro compagno Yuri è andato in fuga e anche ieri al regionale era andato in fuga e se l'è quasi giocata fino all'arrivo, quindi oggi si meritava di magari riuscire ad arrivare all'arrivo e vincere, perché è un grande atleta e si merita tutti i suoi risultati. Noi l'abbiamo lasciato andare, abbiamo lasciato andare la fuga, abbiamo cercato di fargli guadagnare più tempo possibile, infatti penso che hanno guadagnato molto tempo, un minuto e 40, che è un gran vantaggio, le ammiraglie ci avevano superato, quindi noi pensavamo che sarebbero riusciti ad arrivare. Sull'ultima salita siamo arrivati ai piedi con... abbiamo fatto un piccolo treno perché volevamo prenderla davanti, perché volevamo provare a fare almeno dei piazzamenti, ma a un chilometro all'arrivo li abbiamo sorpassati, allora abbiamo detto io e Mattias diamo il massimo e cerchiamo di arrivare insieme. Poi ho vinto io, ma solo perché lui ha vinto ieri, quindi siamo arrivati in parata.